Panic America. Faccio passare 5 minuti molto brutti. Mamma che odore. Ecco, la Cina è vicina. Penso di aver mai visto dei ravioli così grandi nella mia vita. Odio tutte. Yes, man. Ma te l'hai mai vista una fetta di bacon così spessa? Siamo nel quartiere di Harlem e stiamo provando ad andare a Messa. A Messa. $65. Che cosa? Ma io denuncio a questi, faccio io dei baracche e burattini. Buongiorno. Good morning from New York. Giorno 5, 6, non lo so. 5, 5 ufficiale, perché il primo giorno siamo solo arrivati, dai. Andiamo a fare colazione in un posto che si chiama 10,000 Coffee. Esatto. Cioè dovrebbero essere 3 a New York. E questo è uno, eccolo qua. È molto, secondo me, di ispirazione coreana come stile. Comunque adesso lo vedremo. Oddio, come funziona? Okay. Però non hanno cibo. Ah, questa parte sopra caramellosa è un pochino già più cedente. E pure il caffè è molto buono. Allora, non è chiarissimo almeno secondo me. No. 10.000 caffè dove stanno? Non si capisce da almeno, secondo me sono le combinazioni che puoi fare, no? Certo. Stanno tantissime miscele. Diciamo che non è chiarissimo, ci sono solo 3 foto, quindi alla fine ti orienti su quelle 3. Abbiamo provato il loro best seller, diciamo, che hanno anche scritto in casa, si chiama Einstein. Ed è un tiramisù sotto forma di latte. È veramente buono, io l'ho preso con l'avena e ve lo consiglio. Se vi piace il latte d'avena, in generale qui nei bar solitamente ne usano uno molto buono. Sì, di un macchio molto e buono. Mischiatelo però. Sì, mischiatelo. Con la panna sopra. È una panna diventare... con un po' di mascarpone anche. Esatto, fatelo diventare omogeneo. Molto creamy, molto buono. Brutte notizie ma non bruttissime. Abbiamo provato a fare l'apply per andare a fare il pubblico a The View, che è lo show numero uno più visto la mattina in tutta l'America. Mi piace tantissimo, è condotto da tutte donne, tra cui Whoopi Goldberg, quindi l'attrice di Sister Act, per capirci. Però siccome oggi è la prima puntata della stagione, della nuova stagione, riapre, c'è gente che si è messa in fila dalle, tipo dalle 7 di mattina e le porte aprono alle 10, ti dicevano di stare in fila per le 9 e mezza. Noi siamo arrivati alle 9.10 comunque, but still. Quindi loro danno più biglietti della capacità massima. E io questo lo capisco, perché loro hanno bisogno di avere tutti i posti pieni. Metti che qualcuno all'ultimo non si presenta, però diciamo che ne hanno dati un po' troppi. Infatti davanti a noi c'erano tante persone. E io sinceramente, fossi stata l'ultima a non entrare, avrei rosicato un botto. Da lato per fortuna c'erano tante persone. Ci hanno dato però il biglietto, quindi priority, perché dice siete arrivati tutti quanti in tempo e se volete potete venire nei prossimi giorni. Ci pensiamo, vediamo se ci avanza tempo o meno, perché abbiamo anche altre attività e cose che vogliamo fare. E comunque gli studi dell'ABC, che è l'emittente televisiva che trasmette The View, sono proprio di fronte ad un'entrata di Central Park. Quindi adesso andiamo a prendere le bici che sono qui di fronte, dobbiamo capire anche come si prendono, come si pagano. E finalmente ci andiamo a vedere Central Park nella zona più bella, che è quella centrale sud. Ancora non abbiamo incontrato nessun famoso, o forse sì, non ce ne siamo accorte. Ok, abbiamo preso le bici, c'è lo sterminio. Cioè dovete arrivare presto se volete prendere una bici a Central Park. Davvero, eh? Queste grigie sono quelle elettriche, ma non funzionano, le ultime rimaste. Ah, che abbiamo preso, cioè praticamente quasi le ultime bici normali. No, le ultime, perché l'altra è rotta, infatti lei è rimasta a piedi. Meno male. Cioè no per lei poverina, però meno male per noi. Anche perché purtroppo stavamo cercando di prendere questa bici da mezz'ora. Se volete prendere le bici qui a New York, scaricatevi l'app di City Bike in Italia e fate tutto il procedimento dall'Italia con il numero di telefono, perché è più semplice. Qui ci abbiamo messo ovviamente una vita, perché abbiamo fatto una eSIM e non abbiamo un numero americano, l'abbiamo fatto solo per internet. Che difficile. Però adesso ci andiamo a Central Park con le bici, dai. Yeah! Bellissimo, è molto in salita discesa, ma non aspettavo più tutto piano. Invece no, adesso stiamo andando nella zona del Bethesda Terrace e la fontana, non mi ricordo il nome, quella più famosa. I semafori sono praticamente quasi solo per le bici, perché passano veramente poche macchine, non è aperto a tutte le macchine. Cioè non si può entrare con le bici in tutte le zone del parco, se volete potete entrare ma dovete scendere e camminarci. Però adesso ce lo facciamo prima tutto quanto con la bici, anche perché è immenso, quindi farlo tutto a piedi
cioè con questo caldo non è fattibile. Verde! Io amo andare in bici, soprattutto nei parchi, cioè in zone dove non ci sono comunque molte macchine. E quindi sono estremamente felice. Anche perché chi mi segue sa che la mia migliore amica non va in bici. Quindi ogni volta che viaggio con Deborah non posso andare in bici. E i colori sono stupendi, pieno di scoiattolini che girano. È super chill, è veramente super chill. Ed oggi non è neanche troppo pieno. Io credo che ieri per il Labor Day fosse pieno di gente. Momento realizzazione che siamo nella fontana di Come d'Incanto. Uno dei nostri film preferiti, che ha la nostra canzone preferita, Central Park la cantano. Siamo qua. Raga, qui è bellissimo, ci sono un sacco di scorci carini e se volete si possono anche prendere le barchette lì, ce ne sono tante perché oggi è una giornata molto calda, ma a volte finiscono, se le giornate sono anche freschette, diciamo, finiscono abbastanza presto da quello che ho letto, per girare un pochino sul lago. Noi abbiamo visto la fontana, che era proprio da vedere per forza. Stiamo cercando un altro punto del film, ma non sappiamo se riusciamo a trovarlo in realtà, perché ci porta che è qui ma non lo vediamo. Raga, l'abbiamo raggiunto. Siamo sul Bow Bridge. Sul Bow Bridge. È biondo Tevere. Qua ci vuole una bella foto perché si vede benissimo anche. Cioè, si vede proprio il riflesso della città, è stupenda. Questa è la fontana di Cherry Hill. E forse è questa, abbiamo capito, quella del finale di Come d'Incanto. Ci sono diverse fontane, ma questa è una delle più importanti. Non tanto per la grandezza della fontana, ma quanto per lo spiazzale intorno. No, si crepa. Non ho incontrato nessuno di famoso. Sono tutti a Venezia, tipo Patrick Dempsey. Primo giorno di ciclo preciclo, cioè nel senso che mi è venuto, ma ancora non bene bene. Ho uno di quei nervosismi, ho avuto uno di quei breakdown delle pazzerelle, incredibile. Non mi piacevo con niente, facevano schifo tutti i miei outfit, non volevo più uscire, mi odiavo tutto. Alla fine ho detto, senti, stasera andiamo a fare un'altra cosa importante che abbiamo prenotato in hotel, quindi andiamocene a fare un attimino tempo shopping, perché l'abbiamo fatto soltanto ieri finora e non ho preso niente per me ancora. Non abbiamo ancora visto il quartiere di Hudson Yards, che è quello nuovo, il più nuovo che potete trovare a New York, con anche shops, quindi con anche dei negozi dove spero di trovare qualcosa che mi piaccia e che è comunque vicinissimo al nostro hotel. Quindi abbiamo detto, senti, andiamocelo a fare adesso, anche perché fa veramente caldo, raga, ma caldo caldo caldo. Siamo adesso a fare una tappa per pranzo e siamo dallo Stagos numero 1, che è tipo uno dei posti più famosi, infatti c'è fila. Credo che la fila più grande sia all'interno del Market 57, che è un food market, ma noi ne abbiamo uno separato vicino a Times Square, vicino all'hotel, e quindi siamo venute qui. Entriamo. Adobada, che è il pulled pork, praticamente il maiale. Sono piccolini, ma va benissimo perché così possiamo provare più cose. E non ho qua che in vetro, che throwback. Raga, questa è la mia morte. C'è un reparto tutto di salse piccanti. Non è la cosa più facile del mondo da mangiare. Tutt'altro che semplice. Però, come ti sembra? Good? Dicono che sono i migliori di New York in questo momento. Allora, siamo da Cinnabon, anche se è un piccolo Cinnabon, però questo abbiamo vicino e ce lo facciamo andare bene. Uno store diviso tra Cinnabon e Zia Anna, che è quello dei pretzel, anche se sono, cioè fanno vari pretzel, anche dei bite dolci. E qui ci sono i Bon Bites, quindi dei piccoli cinnamon roll, il classico grosso, churros sempre alla cannella, e questi qui che sono tipo dei frittini sempre ricoperti di cannella, anche questi molto buoni. E questa cosa particolare che praticamente è solo il centro del roll, cioè un mix di, secondo me, di preparato di cinnamon roll, tutti gli avanzi magari li mettono insieme. Io penso che prenderò un classico, onesta. Romina ha appena fatto una richiesta. Fate dei cinnamon roll senza cinnamon. Questa cosa me la chiede sempre Nicola, e l'anno scorso o l'anno prima ancora abbiamo fatto una versione Nutella roll. Quella è buona. No, ma è buonissima anche questa. Alla fine c'è anche la versione caramel pecan. Yeah.
curtain cube. Quindi ci sono quelli classici. A tutti quanti puoi aggiungere il caramello e le noci. Ok, ci stiamo spostando con il nostro cibo via dalla zona di Times Square, perché vi giuro è la più sporca che possiate trovare, la più puzzolente. A parte proprio la piazza di Times Square, tutto quello che c'è attorno, really not that nice. Molto anche comodo per spostarsi, è veramente lo snodo forse più grande che c'è, è super centrale, proprio in mezzo all'isola, quindi come prima volta credo sia perfetto, perfetta come zona, come punto d'appoggio. Tutto a posto? Non moro. Però, tipo se dovessi tornare... Beh, andiamo al parco davvero. Sì, e spero di tornare nella mia vita. Cioè, non rialloggerei qua, visto che ormai abbiamo imparato, dopo tipo due giorni già, due o tre giorni a muoverci con le metro e tutto quanto, abbiamo visto un sacco di cose, magari lo prenderei in un'altra zona, nonostante l'hotel è stupendo, però dico proprio la zona, no? Beh, perché sei comunque in mezzo al casino. Anche, tanto. Però devi pure pensare che tu mo sei abituata che Times Square fa tutto il legno delle metro. Sì, noi qualsiasi se cosa la raggiungiamo. Parte, magari hanno solo una linea. Stavo leggendo se si poteva mangiare. Sì, dici, oddio, certo, per farmi. Si sente un odore di pecan e di caramello incredibile. Buono? Che mangiata, raga! Se volete un buon cinnamon roll e avete un cinnamon vicino, quello era buono. Stavo constatando che in generale ci sembra che i newyorkesi siano... come nel chill. Cioè, non si lamentano delle cose, non si lamentano degli insetti, del caldo infernale, delle file, delle file soprattutto. Tipo l'altra volta pure in metro, quando abbiamo aspettato 6 minuti, tipo, noi subito a dire, madonna, ma tra quanto passa la metro, come se a Roma... E invece esatto. Loro, cioè, non gliene frega niente. Soprattutto proprio. Quando c'è da aspettare, sono abituati, chiacchierano in fila, c'erano delle ragazze che... avrebbero fatto 4 ore di fila quelle dietro di noi e tipo gli fa l'amica, ti fa, do you mind waiting, like, e fa no, it's totally fine. Noi dopo 2 ore se ne siamo andate, ma tanto. E poi siamo proprio abituate a lamentarci, ma secondo me non io e Romina, un po' noi come noi, popolo, sì. Cioè noi quando camminiamo facciamo, porca miseria che caldo, dal nulla. E non è che in Italia non abbiamo questo caldo, ce l'abbiamo lo stesso. Non è che vai in un posto nuovo dove non... capito? È un nuovo caldo. Loro, sono tipo rassegnati. Forse hanno una positive attitude comunque. Noi no. Siamo lamentose. E non sono una persona... Io non sono una persona lamentosa nella mia... Cioè, non sono... Io conosco persone molto più lamentose di me. Pensa te. Te comunque rientri in quelle moderatamente lamentose. Io? A te, sì, a te te va mai te bene niente. Prendono quei 5 minuti in cui sei proprio, c'è una palla al piede. A poi te non te va mai bene niente. A me non mi va mai bene niente, ma non è che mi lamento. Io dico solo che se facciamo le cose come le vorrei fare io, sicuramente poi sono meglio. Ecco. Attraversiamo. Dove siamo? Attraversare? Qui è così. Cioè qua attraversamento, ma che piccano sotto. Sì, totale. Vabbè. A maniche lunghe, raga. A me mi prende la Rosolia al solo pensiero. La Rosolia? Anna. Sì, oggi quella di 10.000 caffè mi ha scritto, fa, qual è il tuo nome? Eleonora. Ok, Anna. Vabbè, comunque che cacchio volevo dire? Un'altra cosa, che secondo me uno dei motivi per, cioè, che li fa stare sempre nel chill e che non li fa lamentare è che si fanno una marea di bombe. Mamma mia, prima... a Tagos c'è stava uno che ce l'aveva sull'orecchio, ma che avrà è grossa così. Enorme, c'è, c'è quella mensile come le lentine. Vabbè raga, andiamo, incrociate le dita per noi e troviamo qualcosa per lo shopping. Siamo all'interno del centro commerciale che si trova proprio di fronte al The Vessel. The Vessel ha una storia triste, in realtà è purtroppo stato luogo di 4 suicidi, perché è questa grandissima opera architettonica che ricorda ad alcuni un vaso, ad altri un nido di api, un nido d'api, e il nome era provvisorio ancora, poi non so al momento come cosa hanno deciso di fare, perché l'hanno chiuso al pubblico da qualche anno e ancora non si sa che cosa ne faranno in futuro. È tutta una serie di scale che le persone potevano salire, solo che fino a qui, cioè diciamo come qua, non so
so come dire, c'è la protezione, c'è il vetro, il plexi, quello che è, e dopo no. E quindi diverse persone purtroppo l'hanno utilizzato proprio per suicidarsi. Alla quarta persona hanno chiuso l'accesso al pubblico. E ormai sono passati due o tre anni da quello che ho letto. Boh, quindi o chiudono tutto, però ovviamente cioè, dovrebbero proprio ripensare l'opera. Non lo so che cosa ne faranno, comunque. E qui invece all'interno c'è tutto un centro commerciale. Raga, finalmente un po' di sano shopping, sono da Coach. E mi piace tantissimo questa stampa, quindi ne sto provando un po'. Normalmente sono indecisa tra questa, che è molto bella, ma dovrei comprare a parte la catena lunga, perché non viene venduta la catena lunga, e c'è soltanto oro la catena, non di questo marrone scuro. O l'altra opzione è lei, che è una baghettina più piccolina. E adesso chiederò anche le differenze di prezzo. Lei ha sia questa lunga che la corta. Allora, una cosa che potete fare qui da Coach è mettere un simbolo in qualsiasi colore, e anche colore metallizzato, cioè sia l'argento che l'oro. Lo sto facendo oro perché sta molto bene con la bag che ho scelto. Credo sia un servizio gratuito perché non mi ha chiesto niente extra. Mi sta facendo il simbolo che ho scelto, andrà in questo cosino. Nella mia borsa è marrone perché l'ho scelta marrone, e ogni Coach bag ne ha uno, per farvi capire, quindi potete stampare quello che volete. Una cosa super figa. Io ho scelto la mela, che era anche una cosa che volevamo tatuarci in Romina prima di scoprire i prezzi dei tatuaggi qui a New York. I'm going to clean it up. Here you go. Thank you. You're welcome. Esperienza strana, perché a parte che i camerini di Arizia sono immensi, io penso che entra un'altra me qua sopra, ma non c'è lo specchio, e questa credo sia proprio una cosa voluta. Comunque mi hanno portato tutte le cose che ho scelto nel corso del mio shopping, e mi ha detto: ti ho messo anche qualcos'altro che magari vuoi provare, e credo sia questa maglia. Vabbè, inizio a provare. Allora raga, mi sono provato anche questo vestito autunnale, sicuramente più bello in nero, ma ho una gatta e non lo posso prendere in nero, però non lo prenderò nemmeno così perché non mi fa impazzire. Comunque guardate quanto è grande, quanto sono enormi questi camerini, sono stupendi. Sei contenta? Sì. Sto spendendo tantissimo. Sì, lo sono, vero? Non è abituata a spendere così tanto. Che poi non è vero, tu sei una che ha tante cose che costano tanto. Il bello poi è che, cioè, io mi ero fatta dei conti, no? Uh-huh. Di quanto tu spendi al giorno, invece ho sempre speso molto meno. Quindi alla fine ci sta. Dovete venire assolutamente da Rizia, raga, perché è un sacco di cose enormi. In realtà molto semplici e basic, però hanno dei materiali veramente fighi, e i pantaloni, i jeans sono stupendi. Me l'aveva consigliato Francesca Pugliese, thank you, che vive in Canada e indossa spessissimo soprattutto la linea Contour, che è un po' simile a Skims, quindi dovete venire. E rispetto a Skims viene meno, quindi quello sì. Siamo in ritardo. Guarda gemelline. Poi completamente vestite a sera, siamo uscite. Sì. Salute. Fa un caldo che non si augura nemmeno al peggior nemico. Siamo truccate così perché comunque andiamo a fare una roba serale sulla barca, a vedere lo skyline di New York, di Manhattan. Siamo in fila perché chi prima arriva meglio alloggia. Letteralmente, cioè è proprio scritto così sul sito. Sì. Sappiate che se volete fare una crociera parte alle 7, decide di arrivare mezz'ora prima, venite almeno un quarto d'ora prima della mezz'ora prima. Allora ragazzi, prime impressioni, la cosa fondamentale è venire senza aver mangiato subito prima. Esatto, e venire con qualcuno che corra per i posti al posto vostro. Io ho avuto Eleonora. Esatto. Munirevi di qualcuno che lo sappia. Siamo seconda fila dopo loro, e lì ci sarà anche, c'è anche uno spot per fare le foto. Speriamo di vedere bene, non so se sarà alla mia destra o se sarà alla nostra sinistra, ma non è caso. Cioè, abbiamo due persone di là, siamo vicinissime. Stiamo finalmente partendo, saranno le 7:10. Che precisione, eh? La precisione di Picasso. E adesso inizia il nostro giretto. Effettivamente c'è proprio il tramonto, anzi forse è anche sta finendo. Sta finendo.
tra Statua della Libertà e il New York Skyline, c'è un punto dove si vedono entrambe e si è fermata, infatti si vede, siamo molto molto più calmi e adesso ce lo troviamo di qua, è veramente bello, cioè veramente veramente una super esperienza, quindi è da fare, secondo me si vede qui a New York, è da fare. L'8 e mezzo su 10. Poi le canzoni, dai, no, però le canzoni sono top. Sì, ma non si sentono. Meglio, meglio. Però non sono nemmeno rotto di voi. Can we go from here? New York. Qui siamo al molo 35, che è proprio attaccato al 36, che ha una bellissima vista sul ponte e le famose altalene, anche se non si vedono molto da qua, che però sono sempre occupate, sono tre. È difficilissimo trovarle libere. Buongiornissimo dalla mia vista nella camera dove sono. Appena uscita dalla doccia mi sono anche messa una maschera di un campioncino Sisley che mi ero portata. Io vivo di campioncini quando viaggio, mentre come potete vedere dalla doccia non questi in basso color pastello, ma questi qua dietro, i boccioni. I tre boccioni non mi sono di mia sorella, lei non rinuncia alle sue full size. Forse dovrei comprarle un set di tipo contenitori piccolini da riempire con i tuoi prodotti da portarti in viaggio. Ma a parte questo, ogni tanto mi dimentico in questi vlog di farvi vedere come ci svegliamo ogni mattina. È veramente veramente bello, ci piace un sacco. Oggi andremo a vedere finalmente il quartiere di Brooklyn, che ancora non abbiamo visto. Per chi non lo sapesse, non si trova sull'isola di New York di Manhattan, ma bisogna attraversare il famoso ponte di Brooklyn. C'è anche un famoso fotospot dall'altra parte e vorremmo andarci di mattina perché sicuramente durante il giorno poi è più pieno. Mi sono segnata dei posti dove mangiare anche a Brooklyn, ovviamente, quindi anche oggi non mancheranno i food spot. Pomeriggio abbiamo una cosa prenotata. Iniziamo la giornata. Vediamo se oggi riesco a fare anche una fotina con questo mollettone che ho preso, che secondo me è molto carino, molto street. E ieri sera poi abbiamo ordinato questo. E ragazzi, a mani basse il miglior pollo fritto della mia vita. Dovete prendere assolutamente le chicken tenders. Noi le abbiamo prese zero spicy perché veramente, anche se prendete il livello 1, sono super super spicy. È un fast food, non è super economico. Diciamo, come Shake Shack è un fast food, ma non è low cost. C'è un'app che dovete scaricare che corrisponde alla nostra Just Eat, se volete ordinare in casa, cioè tipo in camera o in casa, e si chiama Grubhub. Voglio mettere anche i jeans che ho comprato ieri e li abbiamo presi da Arizia e sono di Denim Forum. Per colazione oggi andiamo, se è aperto, perché è anche un po' presto, al bar qui sotto, quindi prima di dirlo io controllerò che è aperto. Romy che somiglia molto ai biscotti che faccio io, che adesso è tanto che non li faccio in realtà. Ho fatto anche la ricetta anni fa su YouTube, so, forse è stata la mia prima ricetta su YouTube, questo dice molto dei miei gusti. Sono troppo golosa, raga. Vero? Molto più dolci, molto più morbidi, due li abbiamo provato. Allora, era aperto, eccolo qui. Si chiama Culture Espresso. Io ho preso un ice latte all'acero e romino alla vaniglia. E poi abbiamo preso questo biscottino. È vero che somiglia vagamente a quelli che facevo, perché è molto molto più morbido di quello di Levain Bakery, cioè è proprio più mollo. E infatti io preferisco quelli di Levain Bakery, se vi devo dire la verità. Ed è comunque un buonissimo cookie. Però tra i due, se potete sceglierne solo uno da provare, io direi Levain. Questo è comodo perché ci abbiamo. Questo è comodo anche perché ci abbiamo sotto casa. Però tanti dicono che è il migliore di New York e lo preferiscono a Levain. Però diciamo, secondo me, una minima, cioè tipo 30% verso 70%. Ma sempre questione di gusti, poi. Come al solito, sempre gusto. L'altro è caramello che noi amiamo. Però il latte è molto buono. Abbiamo pagato parecchio, anche qui sempre $18. Un cookie e due latte. Cioè qua caffè cornetto ne esiste 2 euro. No. A parte manco più in Italia, però con 3 euro te la cavi caffè e cornetto, dai. No, forse caffè sì, cappuccino e cornetto, 3-4 euro. Ma 18, 17. Follia. Comunque stavamo constatando che il mio maple e il suo vanilla sono uguali. Non sanno assolutamente, cioè a parte che sono identici, non sanno di vaniglia e di acero, quindi no,
Io skipperei onestamente, a meno che non vi piacciono i biscotti dolcissimi e con il cioccolato bianco. Però boh, forse dovevamo provare quello al mais, il corn cookie. Colorazione con una cosa che sa le mais. I love corn. Scese a Brooklyn, tra l'altro stavo dicendo a Romy che questo è il quartiere dove è nato Jay-Z. E avendo già visto Chicago nella mia vita, che non è dove è nato Kanye West, però è dove è cresciuto perché a 3 anni si è trasferito, è rosso. Mo. Attraversiamo di qua intanto? No? Ok. Mi mancherebbe soltanto poi Pittsburgh, che è dove è nato Mac Miller. E ho visto tutte le 3 città dei miei 3 rapper preferiti. Non so se andrò mai a Pittsburgh. Pennsylvania, onestamente, chi mi accompagna? Adesso andiamo a cercare lo spot per fare la foto, ma in generale proprio per avere la bellissima vista. E questo spot, quella famosa di Brooklyn, e questo spot si chiama come il piccolo elefantino della Disney. Dumbo! Mica tanto piccolo. Vabbè. Ha quelle orecchie. Dumbo, quindi anche se volete raggiungerlo mettetelo nelle mappe e vi dovrebbe portare. Uso il condizionale perché ancora non ci siamo arrivate, ma noi siamo fiduciose. Ah sì. Ormai mi sento molto newyorkese ogni mattina in giro con sto beverone. Che al non so che giorno siamo, sesto giorno, comincia a diventare pesante. Arrivate a Brooklyn con i tipici mattoni rossi. Ed eccoci allo spot di Dumbo. Allora, qui non è pedonale, però superata la strada sì. Bellissimo. Venite la mattina, raga, a fare le foto. Dopo c'è troppa gente. Per essere chiari, Dumbo vi fa fare la foto famosa con il ponte di Manhattan, ok? Quello è il ponte di Brooklyn. Stavo dicendo a Romino, infatti, che mi piaceva molto di più. Però tutte le foto che si vedono, il Dumbo spot per fare la foto con il ponte di Manhattan è proprio quello ed è con il ponte di Manhattan. Adesso stiamo andando a mangiare dei pancakes americani. Che tra tutte le cose ancora non avevamo mangiato. Romina ha visto la farmacia carina. Ok. Allora siamo entrate perché dove c'è cacciamaccia e altre cose, diciamo, è al chiuso. È un market super stile Brooklyn, mi piace tantissimo. Con il legno scuro, tutti i mattoni. E queste sono anche travi a vista, molto belle. Dove sarà? Dove sarà? Sì. Allora, ci sono un po' di posti dove mangiare qui dentro. Lì si esce per una bellissima vista sul fiume. Che mi ha indicato questo lato, dice tipo corner, quindi penso che l'angolo qua. Ah, credo sia quella. Corner space, quindi forse quello lì. Sì, sì, bisogna entrare nel Time Out Market, che è la parte del cibo. Sì, sì. Perché ho letto Clinton. Ah, io amo i food market. Londra ne è piena, immagino anche New York ne abbia parecchi. Ecco la fila per Clinton. Ecco la fila per i pancakes. Allora ragazzi, tempo di attesa lunghissimo. Però ecco i nostri pancakes. La limonata buona. Dolce, un po' dolce però per me. Non troppo, c'aveva ragione, secondo me. Cioè ci ha consigliato bene che non è troppo dolce. Ma questo che cos'è? Sciroppo d'acero. Ce lo metto? È liquidissimo. Mamma mia, chi pranza? Cioè, nessuno, di nessuno. Povera Romy, era contro luce, c'era una luce bruttissima. Allora, lo sciroppo d'acero c'è in tutti i pancakes che ordinate da Clinton. Ci sono 2 sedi di Clinton. Questo è il corner all'interno del market, ma ce n'è un altro. Poi, oltre al, insomma, lo sciroppo, potete scegliere fra 3 gusti. Uno era cioccolato, uno è banana e uno è... o altri che qua, vabbè. Questo è quello iconico con i mirtilli. Con i mirtilli. Anch'io mangio, bella mia. Devo tagliare, devo fare il taglio. Dai però allora, su. Oh. Guardate ora quanto c'è pieno di gente. E sono solo le 11 di mattina e qua ce n'è altra. Ok, questo è quello che ci lasciamo alle spalle perché faremo il ponte da Brooklyn a Manhattan, ma se lo fate al contrario vi troverete la bellissima scritta benvenuti a Brooklyn. Ok, comincia ad esserci già tanta gente ed eccolo! Raga, è bellissimo quello di Brooklyn, molto più bello di quello di Manhattan, secondo me. Ditemi voi qua sotto nei commenti quale ponte preferite
esteticamente. Siamo state molto poco a Brooklyn, ma purtroppo ci è arrivata la mail che dobbiamo stare un'ora prima in un posto dove inizia lo spettacolo rispetto a quello che pensavamo, e quindi abbiamo avuto un'ora in meno a Brooklyn. In più, contate che da Clinton i pancakes ci sono voluti 20 minuti prima di averli, e non me l'aspettavo. Comunque erano molto buoni, e questi con i blueberry, con i mirtilli, sono proprio il loro classic. Sono un po' preoccupata per questa mezz'ora di camminata sul ponte, perché ci vuole mezz'ora, quello che ho letto, di tempo stimato da Brooklyn a Manhattan. Ora finalmente sta cambiando la strada e da cemento inizia il vero ponte. Vi saprò dire se sono davvero 30 minuti. Brooklyn mi è piaciuto tantissimo. È un posto che mi ispira molto per starci con l'hotel magari. Mi piacciono questi mattoni rossi, mi piace questo mattonato misto al ferro. Mi sa di street, molto molto street, mi sa di quella New York hip hop, ok, che mi piace. Cammini esattamente sopra le macchine, quindi fa paura, ma non troppa, che non hai paura di cadere nel fiume, capito? E sapete che potete trovare anche cosine da regalare. Vendono anche carrettini con il cibo. Ti danno anche gli angoli che ti dicono che cosa stai vedendo. Sarebbe stupendo se fosse tutto all'ombra, e invece sta per finire questo pezzo. Ma la cosa bella, secondo me, è il pavimento in legno. Non essendo in ferro e metallo come il resto del ponte, non si surriscalda e vi permette di fare le foto sedute, che secondo me sono le più belle tra quelle che ho visto in giro. Infatti la mia inspo per la foto qui era seduta. Altro pezzettino all'ombra e tutte le persone stremate che hanno fatto il ponte. Allora, è fattibilissimo in realtà. Mezz'ora te lo riesci anche a godere facendoti un po' le fotine e guardando proprio la vista. La parte qui vicino a Manhattan comincia ad essere piena, non so se poi con il tempo si riempie anche quella di Brooklyn, ma veramente piena di, come posso dire, non so, negozietti, bancarelle, nemmeno, sì, bancarelle. Esperienza assolutamente da inserire nella vostra to-do list, secondo me, però o la mattina presto se fa caldo, o tramonto, sia con il caldo afoso così, che con l'autunno, che con la neve, con l'inverno, la primavera, qualsiasi sia il clima. È una cosa da non perdersi, da fare. Che bella! E ho avuto zero paura, quindi anche se soffrite di vertigini, tranquillissimi, zero paura. Siete troppo lontani, non lo percepite. Ecco, se siete spericolati e volete fare anche le foto così, non garantisco che non sentiate un pochino di paura. Non so se me lo sono perso io, ma non ho trovato la scritta Welcome to Manhattan da questo lato. È rimasta male? Qui, a destra, di nuovo nel quartiere di Broadway, ovviamente. Questa è una lotteria alla quale ho partecipato e si tiene ogni settimana, da quello che ho capito, per vincere dei biglietti per vedere lo spettacolo di Harry Potter and the Cursed Child con i biglietti scontati. Dobbiamo pagare di $40, che era l'entrata dalla 43esima strada. In realtà è molto più bella, guardate. Dal momento in cui entrate, se sentite anche la musica che c'è pure nei bagni o per terra, tutta la moquette con l'HDR, un experience già appena entri. Potete salire al piano superiore, che è anche l'ingresso delle balconate, e prendere lo standard e farvi la foto con la vostra casata. Io e Romina purtroppo abbiamo la stessa casata. Ah, c'è pure la Borromira là, c'è scritto, e vediamo di prendere qualcosa. Ma è questa? Sì, è questa. Chissà di che cosa sa. Ci sono tutti i corner del merchandising, oltre a, insomma, posti dove prendere cose da mangiare. Ci sono anche i libri là. Raga, quest'acqua che è piccola, è mezzo litro, sì, 500 ml, l'ho pagata quasi $7, e io purtroppo ho molta sete, quindi temo di doverne prendere un'altra nel corso della proiezione, che poi non è una proiezione, è uno spettacolo. Mi fa così strano, in una settimana due volte a teatro in Italia non ci vado mai. Vabbè, però, a differenza dell'altro, non mi vedrete, ma perché, vabbè, giustamente comincia a essere tutto buio per l'atmosfera. Ok, mia sorella sta comprando i popcorn. Dicevo che rispetto all'altro questo non dovrebbe essere un musical. Questa è sicuramente la scena d'apertura, ci sono tutti i trolley. Dopo non potrò riprendere, come ovvio che sia, come tutti gli spettacoli.
siamo un po' troppo vicine. Però quando vincete la lotteria e pagate i biglietti poco, non vi danno i posti migliori, ovviamente. E siamo in quarta fila, cioè siamo proprio attaccate. E anche sono il primo posto, quindi super super laterali. Speriamo che se non viene nessuno là ci possiamo spostare un po'. Pausa, l'unica pausa. E sto comprando una coperta perché ho molto freddo. Questa è l'unica coperta che vendono. Ho guardato anche le sciarpe che sono lì, ma sono veramente troppo piccole. Cioè non mi tengono abbastanza calde. Una sciarpa costa $30. Ecco, le vedete lì in fondo. Le felpe costano 70, questa 50, e secondo me comunque l'avrei usata molto più di una felpa. Quindi ho detto, sai che c'è, me la compro. Ha la stessa stampa, la stessa grafica che c'è a terra. Eccole qua. Fatemi sapere tra l'altro se siete a questo punto del video a quale casa appartenete. Io ho preso alla fine questo che con le tasse veniva quasi 55, però vabbè, non fa niente. Belle anche le penne, ci sono un sacco di cose. E c'è anche, raga, questo simbolo che io lo lascio qui, non vi dico niente, vi dico solo Happy Voldemort Day e basta. Così se volete venire a vedere lo spettacolo, insomma, non vi spoilerò nulla. Fa freddissimo, quindi preparatevi, fa così freddo che in realtà non avrete neanche sete. Se non avete visto tutti gli Harry Potter, allora, a parte che vi confermo che non si balla, non si canta, c'è stato forse un ballo, ma scenico più che altro, di cambio vestiti, insomma, però non è musical, ok? È proprio teatro ed è tutto in inglese, non è in americano, è proprio inglese, giustamente, perché Harry Potter e i film sono tutti quanti proprio parlati in inglese e sono ambientati nel Regno Unito, quindi è ancora più difficile secondo me capire, però ce la sto facendo. Mia sorella è più esperta, non a livello di inglese, ma a livello di Harry Potter. Lei li ha visti, è una fan proprio, non so quante volte li ha visti. Adesso vado perché mancano 3 minuti, mi devo anche aprire il mio blanket e dopo vi spiego tutto quanto. Non mi sono regolata. Allora, eccomi qua. E vi chiacchiero un po' mentre devo fare questa lunga strada per arrivare all'hotel. Uscite dallo spettacolo di Harry Potter and the Cursed Child, siamo andate un attimo insieme a vedere Sephora, poi Romina è andata in hotel mentre io ho fatto il mio shopping beauty. Finalmente sono andata anche da Forever 21, che io ero rimasta che fosse fallito, ma vi giuro che era enorme. Mi sono fatta un solo piano e sono andata in camerino a provare. C'era una fila in camerino assurda e c'erano altri 3 o 4 piani da vedere. Ho detto no, altri 2 o 3 piani da vedere. Vi ho detto tutto. Invece, per quanto riguarda Harry Potter, volevo dirvi, per chi avesse visto tutti i film e che avesse letto tutti i libri, eccetera, eccetera, sicuramente magari già lo sa se è un fan. Altrimenti ve lo dico io: non esiste un film o un libro della rappresentazione teatrale che abbiamo visto oggi io e mia sorella, che a tutti gli effetti è l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter. Ma l'autrice non ne ha mai scritto il libro e non è stato mai fatto il film, e sarà scritta solo la sceneggiatura teatrale. Ed è bellissimo, cioè onestamente è bellissimo, lo spettacolo è stato stupendo, semplicemente un po' difficile da capire, da comprendere al 100% per via dell'inglese, soprattutto molto cockney come accento, ma giustamente è così. Vi giuro, stupendo. Cioè, bellissimo. Era tutto a tempo, ok? Anche senza musica andava tutto a tempo. Le scenografie erano pazzesche, i colpi di scena, cioè tutto il teatro era parte dello spettacolo, ok? Vi dico solo questo, visto che se volete venire a vederlo potete, perché lo fanno sempre. Cioè, secondo me dovrebbero fare il film. Secondo me, anche senza libro, chi se ne importa, ma dovrebbero troppo fare il film. I protagonisti sono Albus Potter e Scorpius Malfoy, che sarebbero i figli rispettivamente di Harry e di Draco. Sono proprio i protagonisti in assoluto. La storia è meravigliosa. Tutto il tempo mi immaginavo il film come poteva essere, se già questo era così bello. Io me lo auguro, mi auguro di vederlo nella mia vita, magari tra 5 anni, dai. Anche quest'ora dove tutto diventa piano piano buio è magica, eh. Ragazzi, per cena stasera abbiamo deciso una cosa tranquilla e proviamo la New York pizza. Lo so, non mi dite niente, ma tutte le persone che sono venute a New York comunque mi hanno detto che è da provare. Non perché sia buona, ma perché è un experience.
e su questo non ci piove. Vendono sia le pizze intere, ma guardate, cioè, raga, sono enormi, non pensate. Cioè, credo siano 3 pizze italiane normali, grandi, per capirci. E è più classico acquistare il trancio. Quindi adesso prendiamo 4 tranci e li proviamo. Questo è sicuro a barbecue e pollo. Mamma, quanti gusti! No, vabbè. No, vabbè. Ecco dove siamo. La pizza dei due fratelli. Abbiamo preso takeaway. Ah, questi sarebbero i due fratelli? Sì, uguali, sì. Uguali a quelli che ci hanno servito. Ce ne abbiamo una pure noi. Poi abbiamo due sister pizza. Comunque abbiamo preso l'acqua perché ogni acqua veniva $1.25, quindi $1.25. Considerando che l'altro giorno una bottiglia $4. Io oggi da Harry Potter quasi 7. Non so se ti ricordavi. Harry Potter. Questi sono la margherita e salame. Questo è il pollo, ma è in bianco. E questa è la barbecue, e viene un odore di barbecue incredibile. E siamo senza fazzoletti. Perché siamo? Coglione, però sono lì. Buongiornissimo! Good morning da New York. Oggi è il nostro terz'ultimo giorno, però il penultimo giorno veramente pieno. E abbiamo un po' di cose che non abbiamo fatto nei giorni precedenti, anche se devo dire che la maratona ce la siamo già fatta. E anche ho visto tutto. Cioè, ci mancano quelle due cose perfette per questi giorni, dai. Esatto, ovviamente per l'itinerario che abbiamo scelto di fare noi. Spero vi sentiate perché è super rumorosa New York, come sempre, anche stamattina. Da qualche giorno è venuto il ciclo, ma oggi proprio primo giorno bello pieno, mi fa un sacco male. Niente, mi sono presa il Buscopan Act, speriamo che mi passi. Sì, tra una mezz'ora staremo. Sì. Stiamo andando per colazione da Lafayette, che è il negozio dove probabilmente ci sarà anche fila, più famoso, dove fanno l'originale New York croissant roll. Quello che abbiamo mangiato il primo giorno da Angelina Bakery e che fanno anche da Angelina Bakery, che abbiamo letteralmente qua dietro, così possiamo anche mettere a paragone i due. Io mi ricordo che il mio di Angelina era veramente troppo grosso e scomodo da mangiare. Io spero che questo di Lafayette sia un po' più piccolo, ma non lo so. Vediamo, comunque ha aperto anche vicino Roma un posto che lo fa. Ci sono andata ed erano finiti, quindi ci devo assolutamente tornare. Che sono amici degli zii di Gabriele. Dai, alla fine ci facciamo portare a casa, scusa. Poi vi faccio sapere se sono più buoni questi di New York o se vicino Roma li fanno identici. Noi abbiamo fatto l'abbonamento MetroCard, non mi ricordo neanche se l'ho detto all'inizio, che al momento costa $35, di cui uno è per la carta. Allora, dovremmo essere arrivate, ma c'è una cosa strana, non c'è fila. Quindi saranno finiti? Andiamo a scoprirlo. Aiuto, 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 non lo voglio sapere, non voglio sapere. Io li vedo, io li vedo. Siamo state solo sculate, Romy. Molto sculate. Prima volta. Siamo entrati in questo La Colombe e appena entrati si sentiva proprio forte un odore di caffè. Che non ci piaceva, non buono. Da italiane non era un odore di buono di caffè, quindi abbiamo detto, senti, ma che caffè? No, non c'erano neanche più posti a sedere. Andiamo da Starbucks, che tanto tra il dire e il fare non ci siamo mai andate. Siamo in uno Starbucks di Broadway, sulla strada di Broadway, ed è molto carino. Ce ne sono altri fatiscenti, quindi questo ci piace. Madonna, la sfoglia sembra buonissima. Si sembra un po' più piccolo di quello di Angelina, ma non vorrei fosse un'impressione. No, allora Romy ha preso in tutto ciò e frappuccino caramel, che io lo assaggio poco poco, ma sai che il frappuccino a me mi congela il cervello. Anche a me, ma è troppo buono. E io ho preso quello iced pumpkin chai tea latte. Ci volevo mettere un'altra cosa dentro? E questa schiumetta sopra è interessante, però vorrei che si mischiasse. Se lo devi aprire la cannuccia. Non capisco la loro posizione sulla plastica, se posso dirti. Mi sembra che è sempre tutto in plastica. Sai che qui non hanno l'opzione tall cioè dei frappuccino. È unica cosa. Stai a sentire. È troppo buono. È la bevanda più buona al pumpkin spice che abbia mai bevuto. Beh, perché adesso non la vorrei calda. È la bevanda fresca più buona che abbia mai bevuto. E intanto noi ci siamo portate senza macchia e senza vergogna da mangiare dalla Lafayette. Che deve essere un gusto abbastanza particolare. Eh sì. Ah, matcha sicuramente mi piace. La paura è che non mi piaccia mora. Sì. Sa del cacchio. Sa di crema dolce. Ma questo è il tuo, ha rotto il mio. La vita è così. Però percepisco che dentro c'è della marmellata, guarda. Ritiro, raga. Mi piacerà tantissimo. Un po' fruttata.
E poi ci sarà il matcha, quindi vediamo. È un altro livello. Proprio di impasto. È buonissimo questo. Non si rompe tutto, non si sfragna tutto. Rimane bello compatto. Ma che impasto! Si sente proprio il burro, raga. Un altro livello, buono. No, Angelina, gli fai una pizza. Cioè. Sì, gli fai una pippa. No, ciao, cioè non sono ancora arrivata alla cremina. Ma a parte che già c'è la crema, invece quello di Angelina prima di arrivare alla crema dentro c'è. Ha paura io. No, l'impasto è clamoroso. Ah, che è fenomenale. 10. Quello di Angelina è arrivato a 7 dopo questo. Sì, 6.5-7. Ma poi si sfragnava tutto. No, troppo forte. Adesso se ne andiamo a vedere il quartiere di Soho. Che ci siamo resi conto di averci girato intorno, probabilmente ci siamo anche passate ma non ci siamo guardate bene. Che tra l'altro è anche pieno di negozietti. Dovremmo provare a riuscire ad andare a pranzare da Katz Delicatessen, che è famosissimo perché fa il miglior pastrami di New York. Che è anche una cosa tipica. Abbiamo tanta fortuna con la Fayette. Che lì ci sarà la fila. No, a me sai, non dicevo tanto per la fila quanto Guest New York, bello. Quanto per il fatto che non so se ho spazio. È famoso anche perché ci hanno girato la famosissima scena dell'iconico film Harry ti presento Sally, dove lei mangia questa cosa e comincia a fare tipo un orgasmo. La cameriera chiede a un altro tavolo: lei cosa vuole? Lei cosa prende? E quella gli fa quello che ha preso lei. Avete capito? Potete anche non aver visto il film, ma sicuramente questa scena la conoscete. Qua ci entriamo. Allora, questo è il Little Market. Apre alle 11, che ore sono? Secondo me è super bello. Bisogna stare attenti a quello che si compra. C'è scritto God bless my shitty overpriced apartment. Queste cose eviterei perché secondo me diventano verdi. Però magari altre lì no, perché ce ne stanno tantissime. Questo è il nome. Vediamo anche se troviamo qualcosa di vestiti particolarmente cute. Tappeti, neon. C'è un po' di tutto, anche felpe e beauty. Guarda quanti beauty. Ehi, hey, Carrie. E guardate che carino il camerino. Ho preso un set da provare. Purtroppo non hanno la large del sotto, né in verde né in questo colore proprio, però la M, vediamo com'è. Questo è un, c'è scritto che è uno small business e hanno soltanto un camerino, quindi di sbrigarsi. Tanto non c'è nessuno adesso, hanno appena aperto. Raga, io vivo per questa cosa, che posso andare in giro con questa roba che è tipo un pigiama e far impazzire la gente del tipo: questa esce in pigiama, quindi penso che lo comprerò, devo scegliere solo il colore. Alla fine, essendo tutto molto loose, ci sta. Scusate il casino di fondo, però ci tenevo a dirvi che se passate qui, veniteci. Ma io comunque non potrei vivere così, impazzirei con sto casino per strada, raga. Cioè, è veramente troppo rumorosa, troppo rumorosa. Urban Outfitters mi hanno detto che il negozio è permanente, ma all'interno ospita tutti i pop-up store, quindi tutti i piccoli brand. Io ad esempio ho comprato il completo e mi ha fatto fare una transazione, e poi ho comprato due patch e mi ha fatto fare un'altra transazione, perché comunque è come se fossero dei negozi diversi, sempre all'interno di uno, no? Tutti i diversi corner. La cosa bella ed importante è che sono tutti small business o women owned, quindi di donne. Adesso andiamo di fronte a vedere un po' che cosa riserva Urban. C'è anche un grandissimo store dell'Adidas. Andiamo a fare un giretto. Sono nel camerino di Urban Outfitters. Adesso mi provo due cosine che ho preso, un pantalone e un top. In realtà questo pantalone mi sembra la versione car, cioè mi sembra questo, che adoro, mi piace molto, soprattutto i giorni di ciclo, è veramente comodo, non lo senti addosso, ma questo è un materiale super estivo. E quindi questo ha le costine del velluto. Mi sembra tipo la sua versione invernale, autunnale. Siamo quindi nel quartiere di Noho ancora, che è attaccato limitrofo a Soho. Innanzitutto questo Target è molto più pulito, più carino, più secondo me fornito. Più nuovo. Ma le forbici ormai non ci servono più, eh? No. Noi abbiamo fatto con una folla. Molto bello. Bravi, sì. Friends. Cashmere Vanilla Hair Body and Mist. Cioè, me li ricrede, oh? Io non pensavo. Che? Che tutti stavano. Cioè, che qua c'è un botto di CeraVe. Io, perché Romina si addormenta prima la sera, ma io guardo più TV. A parte che c'è una quantità di pubblicità, cioè non lamentiamoci in Italia perché dicono ciao pubblicità, come state pubblicità, e ci sono un sacco di pubblicità della CeraVe che vanno durante le, insomma, le trasmissioni. Io e Romy stavamo notando che questo è il posto in assoluto nel mondo dove puoi più fare il cazzo che ti pare, cioè puoi ballare per giudicato. Strada
cantare il settimo di pare, nessuno ti guarda, nessuno ti guarda. Ce l'abbiamo quasi solo noi italiani sta cosa del fissare la gente. Guardate che size di shampoo. Non so se si capisce quanto è grande. Quanti ml sono? 700, quasi un litro. Guarda la linea del Viv Dream Long, che io l'adoro. Cioè, quello quant'è? 830 ml. Questo poi è il nome che la linea di Garnier Frutti, no, ultra dolce, ha all'estero. Paul Blends. Anche questa molto molto più grande. Ma non è che dice, beh, c'è quella grande, però c'è anche la piccola. Io vedo solo grande. Alcune cose c'è anche la versione piccolina, ma alcune, per la maggior parte voglio shampoo, è questo. E anche qua ha modato, pure Forever 21. Ci ho purgato. Eccoci. Questo store è molto più ordinato e più rifornito. Thank you. Bye. Si trova sulla Broadway. Onestamente, non è come dal vivo. Ma in realtà è giallino. No, è molto, cioè, molto più marrone dal vivo. Questa non è colpa mia, io non volevo entrare. No, in effetti questa per la prima volta è stata colpa mia. E anche qua, dai. Okay, go. I heard this is a new store, right? Yes, we last just opened Friday. Okay. We really like this. We have another one that we opened in July. It's on Fifth Avenue. Okay. They have, it's like bigger. We're coming back to Italy in 2 days, actually. So we were lucky. Non c'è più in Italia. A Roma io non penso. Sono ancora a Hollister, ma per Crombie penso a Milano. A Roma non c'è. Non mi sento bene a riguardo. Io non penso di parlare. No, no, invece mi sento molto bene. Bye, thank you. Bye. Sono molto carini. E dicevo un'altra cosa. Che bello. È stupendo. Il mio cappotto, dicono. Ma in genere tutto. Bye, thank you so much. Che caldo. Sembra quasi stare in Rio de Janeiro. No, ma raga. Raga. Non venite a Soho. Doveva essere tutt'altro tipo. Dobbiamo entrare qua. No, dai, veramente. Dai. Solo a dare una... No, basta, dai. Cioè, veramente, basta. Dobbiamo smetterla. È completamente diversa da quella che stiamo facendo. Che giornata... No, dovevamo andare a Soho. Ci siamo. Cioè, per vedere Soho. Sì. No, per spendere 5 piotte. Là c'è un'altra Arizia. Questo è un fashion che ci sfizia. Questo è molto particolare. È credo che sia vintage. Stampiato. Sì, ma devi prendere una busta, io non ce la faccio. E me la pigli. Allora, in realtà Arizia ci è piaciuto tantissimo. Ma anche basta. Oh, no, dobbiamo entrare dalla Nike. In realtà la vostra amica Eleonora vorrebbe delle bellissime New Balance. Siamo in un bellissimo Nike store e adesso vediamo se c'è, se ci sono delle scarpe che mi piacciono particolarmente. Speriamo di no a sto punto. Ma io un paio di scarpe le volevo proprio comprare. Vediamo. Oh, che bellissimo sto negozio. Chi sono io per non provarlo? Raga, io purtroppo lo devo provare. Mi dispiace, ma lo devo provare questo set. Mi dispiace, signora, ma io lo devo provare. Segnatevi questo giorno e quest'ora, perché non succederà che usciamo dal negozio senza acquistare. Noi dovevamo andare a mangiare da cazzo delicatessen, pastrami, quello che vi ho detto prima. Esatto. Però qui vicino c'è anche Flippers, che è aperto da poco, e abbiamo scelto in modo unanime Flippers. Sì, se non abbiamo voglia di quel panino enorme con la carne dentro, poor pastrami. No, we are so sad. Se ci dispiace un po' per cazzo. Oh, cazzo. But we don't care at all, so. No, forse noi vogliamo andare comunque a mangiare pancakes. Cioè, io magari li prendo salati. Io no. Se volete fare shopping a New York, non tanto low cost, in generale proprio se volete fare shopping. Venite a Soho. Se non dovete perdere tempo da altre parti. Venite a Soho. È molto di più rispetto pure a quando siamo andati l'altra volta. Sì, sì. Cioè qui è proprio il tipo che è del costo. C'è tutto. Ma magari non c'è tutto, però. No. C'è parecchia roba invece. C'è pure lo store di Glossier per il quale c'è la solita fila. C'è da dire una cosa, Romy, tu se non sei mai stata in un negozio di Glossier è un'esperienza assurda. Vedi le buste, buste che si muovono. Non mi interessa. A me purtroppo. A me purtroppo. Però è bello. Oh, qua sto per aprire J. Crew. E veramente ho visto anche un sacco di negozi che hanno aperto da poco e altri che apriranno. Quindi c'è un ricambio. O siamo capitati in un periodo di ricambio o qui c'è un ricambio abbastanza veloce. Qui c'è Old Birds.
Anche qui scarpe. Mi potrebbero piacere? Purtroppo non mi sembra il modello che piace a me. No raga, ho visto male, non c'è fila. Quindi entriamo. Questi stanno aspettando da mangiare. Esatto, cioè, il caffè. Allora, a parte che è già bellissimo lo store da fuori, con tutta la vetrata opaca. Entra, entra. E nessuno mi ha mai detto, in nessuno store non puoi riprendere. Nessuno me l'ha mai detto. Sembra un museo. No raga, c'è tanta tanta più roba veramente di Glossier, sia a Londra sia di Los Angeles. Cioè, ma poi molta molta roba, anche vedete fashion, di merchandising. E sai la cosa strana di Glossier qual è? Che tu non puoi prendere le cose, tu puoi sbocciare e provare tutto. Guarda che meraviglia, puoi sbocciare e provare tutto quello che vuoi, ma poi devi dire a una signora, una ragazza, un ragazzo, che cosa vuoi, e loro ti preparano la busta. Raga, cavolo, sapete che una cosa che mi è piaciuta tantissimo è la linea corpo di Glossier, e poi ho scoperto che c'è anche il deodorante nuovo e questa versione del profumino roll on. Questo è il Neroli. E qua ti chiamano quando il tuo ordine è pronto. Un'altra apertura di questo brand. Raga, non so neanche come ci siamo finite, ma siamo ad una mostra di nuovi stilisti. Cioè, diciamo mostra perché è una tournée, un'esposizione, e tutti i corner sono di stilisti emergenti e c'è tanta tanta diversità, cioè ogni corner è proprio particolare, è una cosa molto bella e anche sì, molto New York fashion, che è diciamo un po' la New York che finora non è che ci siamo molto vissute. Stanno parlando di show, after party che ci saranno più tardi, molto carino, e poi anche come è esposto, esattamente come mi immaginavo sarebbe stato. Siamo in un nuovo TJ Maxx, Romy ci voleva tanto tornare. Vediamo com'è, sicuramente già sembra più ordinato, vedo già un sacco di cose di Halloween in più rispetto all'altro dove siamo andate. Cioè sono sconvolta, c'è tantissima roba pensata beauty per Halloween, per in generale il periodo autunnale. Purtroppo, cioè raga, è veramente troppo ingombrante e pesante, ma io lo vorrei, cioè se non è sì, io lo vorrei per metterci i cotoni. Cioè capito, hanno proprio tutte le cose invernali, cioè autunnali, halloweenose per il beauty, pensate solo per il beauty. Io questo... Quella è la ghianda dei cotton fioc e questa è la zucca dei dischetti di cotone. Ma anche guarda tutti gli hand wash. Sì, infatti secondo me devi comprare un'altra valigia, quindi alla fine adesso... Non mi posso comprare un'altra valigia. Mi piace sia questo per le mani, ma pesano, rimarranno qua. Io purtroppo non ho modo di portarmi questo, capite? Raga, venite sempre nel reparto vestiti perché potete trovare veramente un sacco di ottimi deals. Io farò la prova e non lo prenderò, ok? Però prima di lasciarlo andare per sempre, entra qua davanti a me. Prima di lasciarlo andare per sempre volevo farvelo vedere, ok? Se poi a Roma prendo una cosa simile, siete autorizzati a non followarmi. No, quello no, vi prego. No, non trattatemi così male, però ti va a dirmi che sono una deficiente, quello sì. Ok, vai. Addio. Elita Hari. Wow. Sei sicura, eh? For multiple reasons. Sappiatelo, quindi tranne le patatine, quelle dividete, sette. Sì, quelle sette ne arrivano. Quindi dividete, così assaggiate anche di più. Siamo da Flippers, che è famosissimo per i pancakes fluffy, quelli alti stile giapponesi. Questi sono quelli classici perché salati non li fanno alti, e poi abbiamo preso anche quelli dolci che credo stiano proprio arrivando, raga, eccoli qua, non sono altissimi, eh. Thank you. Io in Corea li ho mangiato
di più alti. Ecco, come questo qua, questo è più alto, questo è proprio basso. Sono curiosa di vedere se ti piaceranno. Voto a questi salati? 7 perché comunque per me pancake devono essere dolci. Allora, sono strani, raga, perché praticamente perché sono così alti questi dolci? Perché sono pieni di aria, vengono tipo sbattuti prima di essere cotti. Quindi quando li mangiate, in bocca durano 2 secondi. Io sto mangiando il pezzo di banana che ho preso. Si sciolgono. Quindi questi non vi riempiono per niente. Quelli dolci, quelli salati che abbiamo mangiato invece erano belli tosti. Sì, questi sono così morbidi, cioè sono proprio... Che si sciolgono in bocca che te ne mangeresti senza che te ne accorgi. Che voto li dai questi? 9.